fine, per noi ragazze non sono mai abbastanza. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi una nuova puntata dedicata a tutti, non solo alle ragazze, come ho detto nell'intro, sì figlio, anche a te, perché oggi faremo insieme tante perline, ma non le perline di plastica, non le perline pregiate, ma delle perline che derivano dalla nostra creatività, tante perline di carta. E come sempre, a far arricchire il mio patrimonio di creatività è servito qualcuno di voi, e sì, la nostra cara amica Ileana, a cui mando un grande bacio, la quale durante l'ultimo incontro di Arte per te, quello di Milano, mi ha portato questo stupendo braccialetto fatto con tante perline di carta. Appena l'ho visto io non ho neanche capito che fosse carta, e allora da questo momento, da quando l'ho ricevuto, mi sono andata documentando tanto su quelle che erano appunto le modalità di creazione delle perline di carta. Io sì, ho fatto tante perline, ma come sapete Arte per te non si ferma a mondi conosciuti, e quindi ho sperimentato anche un altro modo di creare e forgiare perline da cui vengono delle boule a goccia o tonde bellissime. Su internet non ho trovato niente del genere. Ma adesso basta parlare, siete curiosi? E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come fare tantissime perline di carta. Ed ecco l'occorrente per fabbricare le nostre perline di carta. C'è un occorrente obbligatorio e un occorrente facoltativo. Tra l'occorrente obbligatorio troviamo la colla vinilica o una colla in stick, un bastoncino da spiedo e delle cannucce, quelle col collo snodabile, un paio di forbici o un tagliabalza. Della carta, io userò della carta colorata per fotocopie, la grammatura proprio della carta da fotocopie, né nulla di più e nulla di meno, e poi della carta pacchi anche colorata e della carta bianca semplice, a seconda di che colore vogliamo fare le nostre perline. La carta di giornale va bene anche, come mi avete visto usare per esempio nel ciondolo di carta che troverete cliccando qui. In più, come facoltativo, io userò dei colori a spirito e ci occorrerà anche uno smalto trasparente. Servirà obbligatoriamente una riga e, se l'avrete, per alcune perline potranno servirvi questi occhielli, che sono quegli occhielli che si prestano l'uno dentro l'altro creando un anellino metallico. Ecco, a noi non serviranno prestati, ma ci serviranno come guarnizione della perlina stessa. E poi un rivestimento che vedete qui per il nostro piano da lavoro, che lo protegga dai tagli del cutter. Cominciamo subito. La prima perlina che faremo insieme sarà questa. Guardate che carina, ancora non è neanche rifinita, è lasciata grezza. Allora, ci occorre un foglio di carta, che in questo caso io ho scelto giallo, un stecchino da spiedo, la Prit e un pennarello a spirito viola, quindi naturalmente il nostro righello. Queste qui sono le più semplici perline tra tutte quelle che vi spiegherò oggi, perché sono proprio facili da fare, e naturalmente ci servirà anche il tagliabalza o le forbici. Allora, prendiamo il nostro foglio e poniamolo in orizzontale, così. Dopodiché prendiamo da uno dei margini più corti la misura di 2 cm, quindi segniamo 2, 4, 6, 8. Dall'altra parte del foglio, invece, prendiamo sempre i 2 cm, ma cominciamo a misurarli dal primo centimetro, quindi saltiamo lo 0 e facciamo 1, 3, 5, 7, 9. Adesso dobbiamo fare tanti triangolini. Dalla base fatta a sinistra dobbiamo congiungere 2 rette al punto centrale a destra. Faccio prima a farvelo vedere che non a spiegarvelo. Guardate un po'. Poniamo la squadretta e tracciamo una linea.
tac, così. Se la vogliamo di un colore più vivido, passiamo due volte, da una parte e dall'altra. Se si macchia un po' la carta non ci fa assolutamente nulla, nell'arrotolamento non si vedrà. Poi sposto la squadretta e da questo secondo punto mi congiungo col punto dall'altra parte e traccio le mie rette. Quindi lo schema è uno schema a triangolo per questa perlina. Mi raccomando, proteggete il piano da lavoro e tagliate le strisce che vi siete così ricavati. Benissimo, a questo punto avremo tante striscettine triangolari. Quello che ci occorrerà per proseguire non sarà altro che lo stuzzicadenti e la Prit. Prendiamo una delle nostre striscettine e giriamola dal verso senza decorazione e facciamo in modo che un pochettino si inarchi così, dando un colpetto di stuzzicadenti. Io la giro nel vostro verso. Dopodiché possiamo benissimo sporcare leggermente qui la parte interna solo al centro di colla, ma questo passaggio può essere anche saltato. Arrotolo sbordando leggermente, vedete? Dopodiché segno questo pezzetto infilandolo, guardate, un po' sotto, a mo' di unghiatura, a mo' di rabbocco. La carta deve fare questo movimento, 1 e 2, quindi la arrotolo attorno allo stuzzicadente, allo spiedo. Dopodiché con l'unghia spingo dentro e comincio ad arrotolare. Questo terrà ferma la carta in modo che io potrò anche tornare indietro senza che mi si sciolga completamente tra le mani, cioè terrà più attrito, farà più da attrito. E comincio ad arrotolare. Arrotola, arrotola, arrotola. A questo punto, quando rimane la linguetta sottile soltanto, passo la Prit su tutto, così, due volte, per essere certi che prenda, e continuo ad arrotolare la mia perlina, così, fino a quando la carta non sarà tutta ben adesa. Voilà! Ed ecco la nostra prima perlina bicroma. Vedete come le striature abbiano creato questo effetto bellissimo e coloratissimo sulla perlina, pur avendo usato una carta di un unico colore. Ok, una volta ultimata la perlina, e questo è un passaggio che dovrete fare con tutte le perline man mano che ve lo farò vedere, prendete dello smalto trasparente e spennellatelo su tutto in modo da dare un aspetto porcellanato alla vostra perlina. E voilà, la nostra prima perlina è bella e pronta. Infilziamo il nostro spiedo da qualche parte, magari su un pezzo di polistirolo, e lasciamo asciugare tranquillamente la nostra piccola perlina. Modello di perlina numero 2. Questa perlina è una perlina che parte in maniera rettangolare. Per fare lo schema di questa perlina dobbiamo prendere 2 cm, però puntando ogni centimetro, così, 1, 2, 3, quindi 0, 1, 2, da una parte e dall'altra. Rinforziamo tutti i bordi col colore, perché abbiamo detto che li vogliamo a contrasto, e facciamo 1 e 2. Se li volete invece tono su tono, o se usate carta da giornale, questo non è necessario. Tutti gli schemi delle perline li troverete sulla mia pagina Facebook di Arte per Te, nell'album Perline di Carta, di cui qua sotto vi metto il link. E facciamo anche la linea di mezzo. A un terzo della linea di mezzo, circa un terzo, non dobbiamo essere precisi, quindi sono 37 per 3, 21, quindi a 8 cm e mezzo, diciamo così, prendiamo un punto al centro. Ok? Bene, e tiriamo due linguette da questo punto fino alla fine, così, e da questo punto fino alla fine. Quindi tagliamo con il cutter, guardate, vi faccio vedere. Questa non è necessario perché è già tagliata, ovviamente. Poi tagliamo quella che dagli 8 cm va fino alla fine, è uno schema a coda di rondine. Via 1, poi divarichiamo e tagliamo l'altra codina di rondine,
via 2, così, e quindi tagliamo la terza estremità, il terzo lato. Adesso, come prima, dobbiamo arrotolare al bastoncino. Sporchiamo appena appena il centro in modo che lui si fissi facilmente e cominciamo ad arrotolare. Adesso, qui dove cominciano le codine, dobbiamo fare in modo che queste aderiscano, quindi sporchiamo di colla 1 e sporchiamo di colla 2 e continuiamo ad arrotolarle. Queste avranno un corpo a clessidra. Visto che è carina? Wow, wow, un 8, diciamo così. Anche questa rifiniamola ovviamente con lo smalto da unghie. Allora, altro modo carino per fare le perline di carta è prendere sempre 2 cm da una parte, 2 cm anche dall'altra parte e da sempre da questa parte ci segniamo anche il centimetro mediano, quindi risegniamo 1, 2 e 3. Quindi io che le voglio di due colori rinfranco i bordi con il mio colore a spirito da una parte e dall'altra, però poi verso la fine faccio una sorta di curva che va da una parte e dall'altra, così, anche più alta, dai, così, perfetto, da una parte e dall'altra. Ora vi faccio vedere. Prendo il mio cutter e dapprima taglio proprio questa curva per bene. Prendo il mio stuzzicadenti, come al solito un puntino solo al centro, schiaccio l'unghiatura dentro, così, e arrotolo. Arrivati a questo punto, sempre al centro, un po' di colla, visto che è carina, un cilindretto molto bellino. Anche questo andrà rifinito con lo smalto per unghie. Adesso passiamo ad una che abbia una forma un pochettino più particolare. Parto dai soliti 2 cm, 1 e 2, e arrivo invece qui a segnarmi un centimetro in mezzo ai due, quindi parto da 0,50 a 1,5, ok? In modo che sia centrato ai 2 centimetri. Adesso, per facilitare, se vogliamo, possiamo segnarci anche qui lo 0,50 e l'1,5. Poi guardate cosa facciamo. Tracciamo queste linee dritte. Se voi non volete lasciare la traccia, fatele a matita e poi le cancellate. 1 e 2. Ok? E a circa 11 cm che ci segneremo così, a questo punto dagli 11 cm cerchiamo a mano libera di congiungerci così al mezzo centimetro superiore da una parte e dall'altra. Ok, quindi rifiliamo col cutter, che se volessimo potremmo rendere più bombata, anzi io lo farò puntando alla fine verso il centro, quindi verso gli ultimi 7 centimetri. Io farò questo lavoro qui. Non vi preoccupate perché troverete tutti gli schemi su Facebook. Quindi, come prima, giriamola alla rovescia, prendiamo il nostro bastoncino, se vogliamo sporchiamo leggermente al centro, facciamoci la nostra unghiatura qua sotto, così, tiriamo in dentro, olè, e arrotoliamo. E poi alla fine, come sempre, la prit sulla punta e chiudiamo. E questa avrà una forma che in videocamera vi sembrerà uguale alla prima, ma non è. Ora ve la faccio vedere.
da vicino questa perlina, che è magrissima qui e cicciotta al centro. Anche questa dobbiamo, a differenza di questa, guardate, che è tutta più oblunga, vedete? Anche questa dobbiamo fissarla con lo smalto per unghie, oramai lo sapete. Un altro tipo di perlina molto carino è quello con una pianta triangolare differente da quella che vi ho fatto vedere prima. Quindi qui prendiamo 2 centimetri e congiungiamo questi 2 centimetri con l'angolo, esterno del foglio, così. Rinfranco bene il colore perché il mio ovviamente è scarico con Enzo che li striscio ovunque, e rinfranco il colore anche nel margine esterno, quindi 2 centimetri che vanno fino all'angolo esterno. Ritaglio col cutter, infilo qui sotto e arrotolo, brum, e cerco di stare fissa da un lato e di scalare invece dall'altro, così. Solo verso la fine sporchiamo di colla e continuiamo ad arrotolare. Qui la cosa importante è che il margine superiore combaci sempre, se no si perderebbe la forma della perlina. E voilà! E anche questa conica, guardate che carina e bellina. Queste magari sono belline messe in modo speculare l'una all'altra con qualcosa di tondeggiante in mezzo. Vediamo, anche queste naturalmente va rinforzata con lo smalto per unghie. Lasciamola asciugare insieme alle altre. Ok, veniamo a noi, alla perlina che ho voluto creare io e che è stata veramente difficile da trovare sul web. Io cercavo una sfera che fosse tonda, totalmente tonda, e non ne ho trovate. Ho trovato solamente un sito dove mi pare le mettessero in vendita. Allora, cosa ho fatto? Per fare delle palline tonde serve molta carta. Ho preso un rullo di carta pacchi, vedete, e ho arrotolato circa una striscia da 60 cm così. Ok, dopo averla arrotolata l'ho piegata per meglio potermi muovere io con questa striscia. Dopodiché prendo la mia riga e la appoggio da una parte e mi segno dei punti ogni mezzo centimetro. Ogni punto segnerà una strisciolina di carta che dovrò tagliare. A seconda di quanto grande vorrò la perlina, altrettanto lunga dovrà essere questa strisciolina di carta. Quindi mezzo centimetro da una parte e ovviamente i mezzo centimetro anche dall'altra parte. Adesso quindi tiriamo le linee del mezzo centimetro dove ce l'avevamo lasciati. E qui l'unica accortezza che dovrete avere è di essere abbastanza precisi nelle misurazioni. Il diametro della perla in questo caso lo vedrete proprio voi, perché si formerà tra le vostre mani. Quando sarete soddisfatti vi fermate dal tagliare le perline, quindi non vi do delle misure, non vi dico foglia 4 piuttosto che 70 cm, perché ve ne accorgerete proprio strada facendo. Per tagliare però questo genere di carta piegata in questo modo vi consiglio di usare le forbici, sono più precise, aggrappano meglio la carta e la tagliano tutta dello stesso spessore. Io la farò con questa carta pacchi rossa. Allora, prendiamo queste belle striscioline e in questo caso per lavorare le nostre rondelline non userò il bastoncino ma userò la cannuccia, quella col snodo. Perché, come vi dicevo nel video del ciondolo, che se non avete visto, cliccate qui e andate a vederlo, perché è bellissimo quel ciondolo, non perché l'ho fatto io, è proprio carino, perché questo è un modo molto semplice per estrarre la rondella senza sformarla. Qui metterò un po' di colla a un centimetro dall'inizio della rondella e comincerò, proprio per farla agganciare, e comincerò ad arrotolare attorno proprio allo snodo. Quando questo cerchietto, questa rondella, avrà il diametro di perla, che quindi la grossezza della perla che mi piace, mi fermo.
Bene, a questo punto posso anche tendere lo snodo e uscire la rondella, quindi continuare come se stessimo arrotolando delle stelle filanti. L'avete fatto tutti da piccoli, confessate. Ok, quando sta per finire una rotella, un po' di prit e agganciamo il secondo pezzettino di carta. Il fatto che i pezzettini siano tutti della stessa larghezza ci permette di avere delle rondelle molto molto ordinate. Per questo vi ho detto di stare attenti nella misurazione. A questo punto creiamoci una rotellina uguale. A questo punto avremo due rondelline perfettamente uguali. Quello di cui ci dovremo accertare è che all'interno dei fori delle rondelline possano essere alloggiati, vedete, gli anellini di cui vi dicevo sopra. Questo renderà molto più rifinita la perlina. A questo punto però dobbiamo dare la forma un po' sferica a queste perline. Scegliamo un lato, schiacciamo ben bene e, aiutandoci con l'unghia, diamo una forma tondeggiante. Quindi, per dare una forma tondeggiante, non dovete far uscire proprio tutta la carta, ma rimanere un po', visto? Così, curvetti da una parte e anche dall'altra. Perfetto. Una volta che abbiamo le due semisfere, diciamo così, che ancora ne manca un pezzo, ora ve lo dirò, prendiamo la nostra Vinavil e con molta molta delicatezza intingiamo un pennellino e sporchiamo l'interno in modo che la carta si fissi così come l'abbiamo voluta noi. Facciamo asciugare. A questo punto prendo le mie mezze sfere, che come vedete sono quasi asciutte totalmente, e le accosto appiccicandole con la Vinavil. Dopo aver incollato quindi le due parti, adesso tagliamo una striscettina che sia triangolare più o meno naturalmente e che parta quasi da un centimetro e arrivi a zero nella maniera più precisa possibile. Non c'è una lunghezza più lunga, io l'ho fatta 50 centimetri, non c'è una lunghezza prestabilita, più lunga la farete più tonda vi verrà la palla. Passiamo tutto attorno al centro la colla, in modo che la nuova carta si aggrappi completamente, e cominciamo il nuovo arrotolamento piano piano e in maniera ordinata. Anche qui, come per prima, verso la fine un bel po' di colla per far aderire perfettamente il tutto. E voilà! Ed eccola qui la nostra sfera tonda. Che soddisfazione! Che soddisfazione! Allora, è una grande soddisfazione, perché non è stato semplice realizzarla. Adesso, guardate, io prendo la mia cannuccia di prima e la infilzo, Bucle sta facendo un manicomio, e passo su tutto un bel po' di smalto. Ok, e anche questa lasciamola asciugare 5 minuti prima di completarla. Ok, trascorso il tempo, io vedete ancora ne sto preparando, la pallina è totalmente asciutta, la sfilo, guardate che bella lucente, proprio bella, è bellissima. Sono molto orgogliosa di questa pallina. Prendo la mia Vinavil, perché voglio renderla ancora più carina, e la appoggio la Vinavil sul bordo delle boccolette dorate, così non c'è bisogno di metterne molta. Quindi infilzo una boccoletta da una parte e lascio aderire, e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Ed ecco la mia boule totalmente di carta, guardate che bella, rifinita anche ai margini, è spettacolare.
Questa è veramente bella. Non perché l'ho fatta io, no, però insomma, quando le cose non si estrapolano dal web, ma ci si arriva con un po' di ghegno, c'è più soddisfazione. E poi è proprio bello l'effetto di queste pallotte tonde. Qui adesso si asciugherà, diventerà trasparente, faremo tanti gioiellini con queste perle, vedrete. E sempre con lo stesso metodo di realizzazione di questa più elegante perla tonda, facciamo anche una bella perla a goccia. Ci servono, come è stato per questa, due rondelline, come esattamente abbiamo fatto per questo, due rotelline da 5 striscioline di carta o dal diametro, insomma dalla larghezza più ampia che desideriamo noi, e una striscetta triangolare da 50 cm circa, in più la Vinavil e, se vogliamo, gli occhielli metallici per rifinire bene, ma se non li abbiamo sono del tutto facoltativi. Innanzitutto appiattiamo bene contro il piano da lavoro la nostra rondella, in modo che da una parte tutte le righe siano ben ordinate, e cerchiamo di farle uscire in maniera tondeggiante. Quando siamo soddisfatti, fermiamoci e blocchiamo la nostra creazione con un giro di colla all'interno. Da una parte la facciamo tondeggiante e facciamo asciugare, mentre l'altra parte dobbiamo invece spingerla fuori in maniera più piramidale. Quindi spingere, spingere, spingere in maniera tale che si crei il movimento a goccia, stando attenti a non far fuoriuscire gli anelli di carta. Quindi con delicatezza, e anche qui blocchiamo l'interno con la colla. Voi attendete che si asciughi bene il tutto, io procedo direttamente perché, come vedete, sta diventando buio, e bagno uno dei due lati, lo intingo nella Vinavil così in maniera selvaggia e lo sovrappongo all'altro e faccio incollare ben bene. Sempre con il pennello sporchiamo qui tutto l'esterno di colla. Io devo fare piano piano perché, ancora non essendo asciutta, mi si può chiudere tra le mani la perlina. Voi lasciate asciugare i pezzi prima di incollarli tra loro. Prendo la mia strisciolina più larga, collo e arrotolo. Quando vedo che la codina si sta restringendo abbastanza, passo con la Prit in modo che questa parte al passaggio rimanga tutta adesa. E anche questa, la perla così a goccia, passiamola con lo smalto trasparente. La vostra goccia, passati 5 minuti, si è asciugata, quindi la posso estrarre. Prendo due tondini metallici, anche questi li bagno di colla e li inserisco, uno nella parte sommitale, così, e uno nella parte inferiore. Lasciamo che si asciughi completamente e io vi lascio invece alle foto con una luce sicuramente migliore. Ecco qui le perline fatte da me, di cui su internet non ho trovato nessuna indicazione, mentre qui ci sono le altre 5 perline di cui invece su internet è pieno il modus operandi, insomma, per farle, che comunque rimpinguerò con altri schemi che troverete sulla mia pagina Facebook. Basta parlare, lasciamoci con le foto e ci rivediamo dopo.
Visto che belle le nostre perle di carta, tutte diverse. Vedete come da una idea ne sono nate tante altre. A questo deve servire la creatività, a spingervi oltre, a darvi il senso della curiosità e della creatività e a farvi evolvere da oggetto in oggetto fino a sconfinare sempre in qualcosa di nuovo e inventare sempre qualcosa di nuovo. Sono curiosissima di vedere cosa creerete, quindi una creatività spesa anche al beauty, alla bellezza, ma anche a portachiavi, a 200 declinazioni, all'oggettistica, come vi ho fatto vedere per le ovette di carta. Vi metto qui il link, noi già abbiamo trattato questa tecnica, vi ricordate? Vi metto qui il link di riferimento, l'ovetto di Pasqua fatto con la carta. E allora, questa tecnica è una tecnica declinabile in 3000 modi, trovate voi quello che vi si addice di più e naturalmente postatemi i vostri lavori sulla pagina Facebook, in cui vi aspetto sempre su Facebook, io lì ci sono sempre per parlare con voi, vi lascio il link qua sotto nel box informazioni e vi aspetto anche su Instagram, dove troverete il mio mondo colorato in foto, messo lì per tutti noi, per condividere insieme e divertirci. Mi raccomando, venite a trovarmi all'incontro di Bologna. Vi lascio qui il link al video per l'incontro, dove ci sono spiegati tutti i dettagli. È il sabato 22 novembre alle ore 16 presso la Fiera di Creatività di Bologna. Ma trovate tutto qui, spiegato nel link, e giù nell'info box vi metto il link del video. Bene, non mi rimane che dirvi grazie per l'ascolto e mandarvi un grande bacio e dirvi buona estate. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci al prossimo video.